Una tale pressione da determinare la nostra percezione dell'esperienza, al punto da modificare l'organizzazione che facciamo del dato che ci raggiunge. La lettura quindi dell'impulso non resta uguale se il momento in cui siamo è attivo, passivo o neutro. Ma esso cambia in maniera determinante e rilevante a secondo della pressione a cui siamo soggetti. L'organizzazione del dato, quindi, prodotta dalla relazione attivo, passivo e neutro, cambia la lettura di noi all'interno dello spazio del tempo. Sì. L'ingerenza, la pressione di attivo, passivo, neutralizzante all'interno della nostra vita cambia la nostra percezione del tempo e dello spazio e della nostra posizione all'interno del tempo e dello spazio, determinando la comprensione che abbiamo della nostra storia. Le tre forze attive, passive e neutre sono associabili alla condizione del percorso dell'uomo. Infatti esse generano sei direzioni fondamentali. Vediamole velocemente. Questo è uno schema sintetico dell'uomo e della percezione dell'uomo all'interno delle sei direzioni. La prima cosa che l'uomo dovrebbe sviluppare in rapporto a se stesso è un'idea corretta di ieri in relazione a domani. Ciò che chiamiamo infatti storia non è altro che la rilettura del nostro tempo passato, che ci rende capaci di prevedere il nostro tempo futuro. Quando ciò non accade, noi non siamo in grado di prevedere e quindi non siamo in grado di pregioire, prepararci cioè positivamente ad esperire, a fare esperienza. Per noi quindi risultano determinanti i due elementi che dirigono la vita: forza e debolezza. Infatti, per la maggior parte degli uomini che si muovono su un piano, ciò che chiamano consapevolezza è determinato da quanto hanno subito quanto sono stati gratificati. Ma il vai verso gratificazione o il via da non possono far altro che mantenerci esattamente lì dove eravamo. Mancano infatti dell'elemento essenziale che permette la rilettura della nostra storia in senso positivo e proattivo. Possiamo però osservare praticamente come la maggior parte degli uomini si fermino a queste quattro direzioni. Il senso della loro storia personale, infatti, è dato dai fallimenti o dai successi che hanno realizzato o subito.
Quando però intervengono altri due elementi, l'idea che noi abbiamo di noi stessi e siamo in grado di sviluppare improvvisamente si amplia, perfezionandoci non poco. Gli altri due elementi sono definiti in PTM alto e basso, che cambiano il modo del nostro esistere, dal piano ad una linea trasversale che ci permette un moto ascensionale. Perché è così importante ascendere? Andare verso l'alto. Perché il punto di vista che noi abbiamo dall'alto migliora infinitamente la nostra capacità di contenere lo spazio. Infatti il bambino fa uno scatto sostanziale nel suo esistere quando da disteso, con la faccia rivolta a terra, oppure quando viene dai suoi genitori girato con la faccia che guarda verso l'alto, riesce volontariamente ad alzare il mento guardando davanti a sé. E ancora un altro passaggio epocale per lui si manifesta quando riesce a mettersi seduto. E vi sto risparmiando i meravigliosi infiniti passaggi intermedi, come i rotoloni, che gli permettono di sentire e di provocare per se stesso piacere, grazie al volontario contatto dell'intera epidermide con una superficie. E ancora, ulteriormente tutto cambia quando, aggrappandomi a qualcosa, riesco a tirarmi su. Perché quel tirarmi su mi permette di superare gli ostacoli che mi impedivano di vedere. Dobbiamo associare il senso visivo alla nominalizzazione, cioè al nominare ciò che vedo. Per la prima volta, quando faccio la diretta scoperta del superamento dell'ostacolo, dinanzi a me si presenta un mondo infinito a cui io sono chiamato a dare nome. Dare nome è stimolare il senso dell'udito. Infatti è proprio verso quella età, 13-15 mesi, che io sono in grado di muovere i primi passi da solo, e proferire le prime parole o i primi suoni organizzati. Tutto ciò che abbiamo descritto in relazione al bambino diventa lo sviluppo della visione della vita per l'adulto. Infatti le sei direzioni poste all'interno della sfera ci permettono di definire ben 8 diversi campi in relazione fra di loro. Ad esempio affetti, famiglia, lavoro, finanze, amicizia e collettività, corpo, spirito o aspirazione. La comprensione del nostro esistere come esseri centrali a questa relazione ottuplice
ci permette di comprendere qual è il senso o l'obiettivo del nostro esistere. Dare correttamente energia ad ognuna di queste parti. Per trasformare l'esperienza da parziale in totale. E quindi definirci o poterci definire uomini sferici. Che cos'è un uomo sferico? Un essere in grado di avere equidistanza dalle parti. Definendo così se stesso non come colui che subisce la condizione, ma colui che genera la condizione. Passare da creatura a co-creatore, da colui che subisce se stesso a colui che usa se stesso per l'insieme, a colui che passa dall'io al noi, considerando nel noi l'altro da noi, cioè tutto. E adesso mi fermo. Questo è l'inizio del percorso che possiamo sintetizzare in un luogo. Questo luogo, ad esempio, che non è solo esteriore, infatti non è definito dalla percezione del mio epidermide, della mia cornice, ma molto di più dal luogo che interiormente sono in grado di abitare ed esprimere. Dalla comprensione che ho in quanto uomo legato a un luogo, dello spazio nel quale mi sto muovendo e della relazione tra lo spazio e il tempo che mi è stato dato. Infatti so di non essere eterno. Ho in questa condizione da vivere all'incirca 80 anni. E quindi il mio muovermi è la mia capacità di determinare la mia storia, facendo sì che la mia vita, il mio agire sia sempre positivo. In ognuno degli otto campi che mi definiscono come qualcosa che è molto più di un semplice animale. Finito. Grazie. Se volete, gentilissimi, se lo desiderate, visto che ho moltissime altre cose da dirvi, ma se lo desiderate possiamo fare un po' di domande. Per creare un'interazione. Nella mia esperienza, il passaggio tra creare un punto di riferimento e riempire questo punto di contenuto non è una cosa volontaria, non è una cosa. Allora metti la diapositiva 1, quella con la sfera, sì.
Nella tua esperienza non è volontario. Non è il risultato di uno sforzo. Ma c'è un momento di grazia, accade qualcosa che lo permette. Ok. Potresti dire qualcosa sulla relazione tra lo sforzo dell'uomo e il rilassamento, rilasciare dell'uomo? Sì. In rapporto all'avanzamento, cioè creare questi punti di ritorno. Assolutamente sì, è una domanda fantastica. Personalmente credo che tutto ciò che non è voluto, anzi più esattamente tutto ciò che non siamo in grado di riprodurre volontariamente, pur essendo determinante nella nostra vita, non è significativo per la nostra vita. E faccio qui una differenziazione molto netta tra ciò che è significativo per noi e ciò che invece è determinante per noi. Quindi ciò a cui noi attribuiamo senso. E quindi ciò che poi incomincia ad orientare la nostra vita. Detto questo, che era il cappello. Molto interessante vedere che in Genesi c'è un passaggio incredibilmente poetico. Dopo aver fatto la creazione, Dio chiede ad Adamo per lui di imporre il nome agli animali. La domanda è: Adamo si sarà dovuto sforzare per fare questo? O il nome che ha imposto ad ogni animale è stato come un'illuminazione per lui? Guardandolo immediatamente illuminato. Io credo che l'una non esclude l'altra. Da anni insegno connessione psicocorporea. E quindi mi occupo di vedere come l'acquisizione di un gesto, di un movimento, sia in grado di aprire nuovi collegamenti all'interno della testa di quella persona. E come questi collegamenti nuovi che si aprono all'interno di quella persona finiscano per ristrutturare e quindi trasformare l'intera visione che ha della vita, delle cose, degli altri. Come accade mentre insegno tutto questo? E quando soprattutto accade mentre insegno un movimento tutto questo? Accade soprattutto e velocemente quando la persona riesce a rilassarsi al punto da non opporre più resistenza. Non opporre più resistenza a cosa? Al comando che gli viene dato. A quel punto è accaduto qualcosa di significativo. Egli non è più né contro né per, ma è semplicemente con il comando, quindi diviene il comando stesso. E in quel momento in cui riesce ad essere ciò che gli viene richiesto, che il collegamento all'interno della sua testa si è prodotto, che il messaggio ha trovato un modo
particolarmente efficiente ed efficace di manifestarsi e di riorganizzare l'intera visione della vita di quella persona. È come imporre il nome. Posso farlo se sono davvero con ciò che mi è stato richiesto. E posso farlo in maniera economica, cioè incontrando la linea di massima penetrazione, di massimo risultato, soltanto quando incontro la linea di minima resistenza, minima opposizione. Uguale? Ok. Allora, il passaggio ideale, ma che si trasforma in esperienza pratica, è che la persona deve impegnarsi a rilassarsi. Quando si impegna ad essere vuoto, la costruzione di tutti i riferimenti avviene ad una velocità altrimenti impossibile. Non so se vado nella direzione della tua domanda. Si potrebbe su questo, che è un argomento centrale, continuare a dibattere tutta la sera, tutta la notte, anche domani. Poi però alla fine dovremmo prendere una persona o tutti quanti e dire alzati. Questo è un quadrato, questo è uno, questo è due, questo è tre, questo è quattro. Io dico tre, vai lì. Io dico due, vai lì. Io dico uno, resta dove sei. È simpaticissimo. Non occorre molto sapere. È sufficiente riconoscere un quadrato e contenere 1, 2, 3, 4. È bello per me osservare che le cose che nella creazione sono estremamente, incredibilmente potenti sono anche estremamente e incredibilmente semplici. Prego. Lo dovremmo chiedere a un monaco buddista e vedere cosa ha da dirci. Non sarebbe d'accordo, credo. Infatti, per raggiungere ciò che tu dici, casomai si impegna 40 anni o 60. Il Dalai Lama dice di essere un monaco all'inizio del suo addestramento. Eppure fa molte pratiche di ore ogni giorno. Credo che lo sforzo non possa essere misurato in maniera assoluta, ma nella relazione tra la nostra capacità e il punto di raggiungimento che ci viene presentato dal nostro addestratore. Era solo l'introduzione, perché il credo che mi sembra molto dogmatico. Partire con credo che sarebbe meglio partire con ho fatto questo. Non so se sono chiaro. Sì. Poi posso credere tutto quello che vuoi, perché no, non mi costa nulla. Sono stato terribile.
domande se nessun altro vuole farle. Prego. Parlando dell'alto e del basso nello schema delle sei direzioni, mi ha ricordato qualcosa degli studi di filosofia della biologia che avevo fatto? Che ogni cosa diventa, ogni albero, ogni fiore, aspira verso l'alto. La mia domanda è se l'alto e il basso è invece una aspirazione verso la vita. Ti riferisci al principio di apicalità, si chiama così. Apicalità, sì. Dove più piante fra di loro cercano di primeggiare l'una sull'altra. È ovvio comprendere che per fare questo, cioè, per raggiungere una supremazia nell'altezza, devono forzatamente migliorare la capacità di essere nutrite. Quindi di scendere nella terra maggiormente. Quindi il principio di apicalità evidenzia un altro principio fondamentale. Il principio di selezione di capacità. Infatti il problema non è acquisire il sapere. Il problema non è acquisire sapere, ma acquisire intelligenza, cioè capacità di trascegliere, cioè di organizzare tra le tante cose che si hanno a disposizione quelle più adatte alla risoluzione del problema. Infatti nel principio di apicalità le piante sviluppano una radice superficiale, perché è quella parte della terra che è in grado di fornirgli il nutrimento di cui hanno bisogno per eccellere. Non vanno più in profondità, ma si diffondono sulla superficie maggiormente. Perché è lì, sulla superficie, che c'è maggiore ricchezza di nutrimento. Potremmo quindi dire, pensandoci per un attimo simili alle piante, che non è tanto importante quanto riusciamo a discutere profondamente con qualcuno, ma quante persone, con quante persone riusciamo a discutere, che è una cosa completamente diversa. Non so se è chiaro questo passaggio. Non è tanto importante quanto in profondità io vado con te. Ma se voglio una soluzione eccellente ora, principio di apicalità, no? Devo riuscire a emergere tra tanti. Questa soluzione molto probabilmente non la troverò nello scendere in profondità con te, ma nel chiedere a lui, a lei, a lei, a lei, a lui. Se io riesco ad allargare il mio territorio di domanda e quindi la risposta che da esso mi proviene, aumento statisticamente la possibilità di trovare quella giusta per me. Non so se è chiaro. È interessantissimo. Prego. Questo va bene per le persone. Bellissimo, Italia. Questo va bene per le persone, ma non tanto per le piante. Le piante però lo fanno. Perché aumentano la loro radice superficiale nel principio di apicalità. È un fenomeno che è stato osservato. Per esempio, dei pini, degli abeti, che sono piante che hanno
un fittone, no, profondo. Vanno a cercare il loro nutrimento in profondità. Quando vengono piantate molto vicine, incominciano a produrre anche una radicalità superficiale che normalmente invece producono in quantità minore. Quindi c'è lo sviluppo di una forma di intelligenza che interagisce con l'ambiente. Assolutamente sì, nel caso delle piante. Poi dovremmo innanzitutto vantare una differenziazione dal regno vegetale, e almeno collocarci in quell'animale. Poi, a parte gli scherzi, dovremmo considerare seriamente ciò che possiamo imparare dal regno vegetale, cioè ciò che il principio di apicalità mostra. Non si tratta solo di essere intimo con qualcuno, per quanto quell'altro sia intelligentissimo, per quanto sia un grande maestro, il più grande maestro Einstein. Se parlo sempre solo con Einstein, lui non avrà tutte le soluzioni che mi occorrono. Quindi devo cercare assolutamente di incontrare più Einstein possibile. Prego. Se lo sviluppo del senso di equilibrio motorico ha l'influenza sulle mentalità dell'uomo. Che? Assolutamente sì. La fiducia, per esempio, se io so stare così per un certo tempo. Ho più fiducia in me, nelle mie capacità, di quell'uomo che non riesce a toccarsi col dito alla punta del naso. Tra l'altro dobbiamo dire che quell'uomo ha dei seri di problemi di connessione e quindi deve fare qualcosa. Non so se... Ma questo è vero per ogni cosa, una persona che non può muovere il piede? Che? Io mica dico che è vero per ogni cosa. Certamente è vero per ogni cosa. Vorrei che ci concentrassimo su un aspetto particolare. Siamo qua in una università che studia il cervello e la relazione tra il cervello, il linguaggio e il movimento. Per questo ci concentriamo sul movimento e su come questo può perfezionare la parola. Ad esempio, nel mio sistema di rappresentazione interno della vita, io collego il linguaggio al centro motore, quindi in qualche modo allo stesso centro che mi permette di muovere le braccia, di camminare o fare altro. Ma ad esempio toccare una superficie per me nuova e inaspettata. E quindi arricchire la mia capacità ricettivo-sensoriale. Migliorerà il mio linguaggio oppure no? La mia risposta è certamente sì. Non può che essere così. Perché il nuovo impulso che mi raggiunge, quella nuova superficie e quindi quella nuova sensazione che provo, immediatamente in me innescherà una rappresentazione. Gli animali del Vecchio Testamento, gli animali della Genesi. Una rappresentazione, gli animali della Genesi. E questa rappresentazione mi chiederà di essere nominata, nominalizzare ciò che ho rappresentato. Quindi immediatamente io trasformerò ciò che percepisco nell'esigenza di linguaggio.
Il linguaggio poi si trasforma in capacità di relazione, cioè di trasferimento dell'esperienza. Ammettiamo che tutto questo avvenga ad un livello considerevole. Soddisfacente. Cioè che io riesca a farmi una buona rappresentazione di me all'interno dello spazio e di me all'interno dello spazio all'interno del tempo. Allora io potrò chiedere a me stesso di entrare in un altro tempo. Ma solo allora, cioè il tempo del silenzio. Potremmo quindi dire che la pratica meditativa rende più intelligenti gli intelligenti. Rende più intelligente solo gli intelligenti. Non so se è chiara la provocazione. No? Diciamolo in un'altra maniera. In tutti i sistemi religiosi e anche nel buddismo, però ricordo a me stesso e di conseguenza anche a voi che il buddismo non è un sistema religioso. La pratica viene preceduta dalla rappresentazione, la pratica stessa, la trasmissione della pratica è una rappresentazione. Quindi a che cosa mira la pratica meditativa? All'ampliamento della rappresentazione. Non può che mirare a questo. In quanto la realtà non esiste, ma esiste la rappresentazione che noi ci facciamo di essa. Per questo, semplicemente, se io resto in silenzio, senza aver prima acquisito una pratica, questo silenzio non mi costruirà, non mi migliorerà. Se invece io acquisisco una pratica, una domanda ad esempio, il silenzio sarà in grado di aiutarmi a produrre la risposta ad esso. Quindi il valore del silenzio va messo in rapporto al valore della pratica che viene trasmessa. Non so se è chiaro. Se non c'è miglioramento della rappresentazione, non c'è miglioramento della relazione. La relazione adesso, prima di essere con il fuori, è con il dentro. Io mi rappresento me stesso dentro prima di mettermi in relazione con fuori. E se la mia vita fuori mostra voragini oscure, ad esempio l'incapacità di sopportare uno stress emotivo, il dolore, la perdita di una persona cara, ciò non può che rappresentare un'incapacità interiore, non esteriore. Un'incapacità interiore collegata al movimento che è spostamento di me stesso in quanto punto nel tempo e nello spazio. Quando io pratico meditazione, e potremmo chiederlo a qualcuno che lo fa quotidianamente, chiunque fa una pratica meditativa trasmessa da un maestro autorizzato, cioè da qualcuno che ha una rappresentazione chiara di ciò che trasmette, quindi non il semplice stai zitto e pensa. Chiunque ha una pratica meditativa reale, vera, costruita bene, descrive che questa gli permette di
sentirsi più grande. Espandersi. E quando gli chiedi ma cosa si espande, ti risponde la percezione. Ma la percezione è qualche cosa che va da dentro verso fuori, allora, al fine di prendere ciò che è fuori e portarlo dentro. Consentendo una rielaborazione prima che del fuori, del dentro. Quindi io sono in rapporto all'idea che riesco a elaborare di me. Prima ancora di essere ciò che faccio. E ciò che faccio non può essere dissoluto, staccato dalla rappresentazione che ho di me. Finito. Bene. Domanda rivolta a te, ma non necessariamente in quanto origine di questa cosa, ma siccome ti occupi di movimento e di... Infatti vedi che mi muovo sempre. L'importanza del movimento che viene fatta attraverso il cervello è un fatto già... da molto tempo verificato. Lama bechol zot kol hamada kilu kol hamada mitkadem shel ha'olam ha'ma'arav lakach et ha'mo'ach mitzad echad ve'et ha'guf mitzad sheni. Perché tutta la scienza del mondo occidentale ha messo il cervello da una parte e il corpo fisico da un'altra? Ve'lo tzliach lasot et ha'integrazia kol kach pshuta. È riuscito a fare l'integrazione così semplice? She lo mesubechet ve'arbe arbe יותר עוזרת בכל הנושא של הלמידה וההתפתחות של האינטליגנציה שדיברת עליה. כן, עולה קומפליקטו, אינפלואנסה כזי טנטו לפרוצסו די... קוגניטיבו. סי, די סבילופו ודי סטודיו. אז בגלל שאתה מתעסק גם בתנועה וגם בחקר המוח, זה מעניין אותי לשמוע. מי אינטרס לספר, ויסטו כדי שדי אוקופת עשייה די מובימנטו כדי לצ'רק על השבל. למה זה כל כך? La prima cosa che devo chiederti è, noi siamo molto oriente o occidente qui? Perché così so quanto siamo scienziati. Siamo occidentali. Ah, bene, e quindi siamo quelli incapaci. Incapaci. Siamo catalogati tra quelli incapaci. Non tu personalmente. Non è una questione soggettiva. Allora, era solo uno scherzo, ovviamente. Per alleggerire le cose così categoriche che dici. Io quando sento affermazioni molto categoriche non riesco a resistere. Io sono un uomo del relativo. Ho difficoltà con tutti gli ismi, tutte le cose che sono assolute mi... epidermicamente mi infastidiscono, mi danno un senso di terrore, perché penso a tutte le volte che gli uomini si sono imprigionati in queste cose così. Quindi ho proprio una difficoltà epidermica. Però detto questo, che è molto soggettivo, non credo affatto a quello che dici. Se guardiamo per esempio la scuola salernitana, nel 400, nel 500, nel 600, nel 700, nell'800, nel 900, ricordo a tutti che il 900 è il secolo scorso. Nei suoi migliori rappresentanti ha sempre fuso la visione d'Oriente con quella d'Occidente.
proprio a pochi chilometri da qui, a Gerusalemme, per molto tempo ci sono state le più importanti scuole che fondevano la visione del mondo arabo con la visione cristiana e precristiana. Se poi ti riferisci alla riduttiva catalogazione di pochi uomini che per capacità relazionali politiche e sociali riescono a far prevalere temporaneamente un sistema di pensiero su un altro, beh, quello sì. Bisogna dire che Freud ha fatto un grave danno. E quindi stiamo cercando di recuperare il meglio di Freud, ovviamente. Si capisce che sto sempre scherzando. Non vedo delle facce serie. No, abbiamo già fatto un'ora di serietà. Siamo anche un'ora di... Sì. Non resisto, è troppo... Allora, il passaggio fondamentale è questo. Io credo nella scienza moderna, credo che... Stiamo conseguendo dei risultati eccezionali in tutti i settori dell'indagine umana. Soprattutto stiamo incominciando a capire come ci configuriamo e rappresentiamo la vita. Che dal mio punto di vista è la scienza più alta. Perché è evidente che molti di noi si ammalano per la rappresentazione che hanno ridotta della vita. Pensate semplicemente a quanto un'oscillazione emotiva può avere forza su quello che Pasteur definiva il campo. Noi siamo abitati da microbi di tutti i tipi. Siamo felici, la nostra capacità immunitaria, la nostra resistenza immunitaria è pari a 100. Riceviamo delle notizie che non riusciamo a rappresentarci e quindi a contestualizzare, a digerire. Incominciamo a tossire, a essere raffreddati, a vomitare, eccetera, eccetera, eccetera. Come accade? Lo stiamo scoprendo, no? Sempre di più. Stiamo scoprendo che la realtà non esiste. Che la realtà è rappresentazione. E che siamo noi quelli che rappresentano le cose. Finito. Voilà. L'ultimo. הבנתי את הקשר בין התנועה הפיזית לבין ההתפתחות. או קפיטו אל קולגמנטו, תראי מובימנטו פיזיקו, לנסבוס ביוקו. ואני עוסק הרבה בתנועה פיזית. היום יחומות אותי מובימנטו פיזיקו, תשע ספורט. אבל עכשיו, בעקבות ההרצאה והדוגמה הקטנה שנתת על המרובע עם ה-1, 2, 3, 4. מהדסו, גרציה, קוסטה קונפרנציה, אליזמפיו קיידטו בקודרטו, אני חושב אולי אני עוסק בתנועתיות הלא נכונה לשם ההתפתחות, ואולי אני צריך לעשות משהו אחר כדי לעשות את הקשר. פנסו, פנסו, קופנדו דל מובימנטו סבליאטו, נסנסו דל אבולוציוני, שטות של קנדו יכול לגמרי. בסדר. כי אולי לפי הרעיון של הספירה, אני מפתח רק צד אחד של הגוף ולא קורא למכלול. פנסו, סגוונדו מידה דל הספירה, סטוס בילופנטו סוטנטו נחת למיוקול, ולא נדלס. Che sport fai? Che sport da usare? Triathlon. Io mi occupo di un altro sport. Io sempre sport. Un altro tipo di movimento. Io per esempio mi occupo di squadre. E di cosa questa posizione realizza dentro la mia testa? Il cervello registra due tipi di codici. Il codice lineare che crea angoli
con cui ha familiarità e facilità, c'è calloito, c'è un occhivoto, ed è una specie di codice binario, code binari, e il codice curvo, la sfera, che è la capacità di ribattere costantemente un punto, rendendolo equidistante da un centro. Il nostro cervello genera angoli temporali e quindi crea connessioni lineari. Per capirci, come un trenino, mette in fila le cose. A volte però mostra un'altra capacità. Quando è sollecitato da un impulso diverso, come un ragionamento astratto, un quesito astratto, conficca un paletto in un punto, poi crea un raggio di una certa distanza dentro di sé e poi incomincia a far girare questo raggio, chiedendo aiuto a tutti, a tutto quello che in quel raggio riesce a raggiungere. Questa la potremmo definire un'indagine diagonale o sferica. Quando tu fai lo sport, il movimento a cui fai riferimento è sufficientemente limitato. Quindi potremmo dire che fai molto trenino. Non è molto scientifico questo linguaggio. È molto metaforico, però spero che ti raggiunga. Quando invece tu passi a fare sport interno, come ad esempio rappresentarti in movimento nello spazio, restando invece fermo, non solo attivi le stesse aree cerebrali che sono quelle responsabili del tuo reale movimento, ma ne attivi altre che lavorano per rappresentarti in maniera astratta nel tempo e nello spazio. Queste seconde aree sono di gran lunga più interessanti delle prime, o se preferisci sono sinergiche alle prime. E mi fermo su questo perché dovremmo parlare del perché sogniamo. Qual è la funzione del sogno nella nostra giornata? Che è interessantissimo. Come il sogno ci permette di digerire le cose. Il cibo lo digeriamo qui. Gli eventi li digeriamo nel sonno, sognando. O almeno il sogno ci prova. Signori, grazie, è stato un piacere.